Ciao ragazzi, ed eccoci qua con un nuovo video extra sul canale di Magic Gamer su eFootball 2024. Un video extra che nasce da una richiesta di un mio iscritto che saluto, che è GioMarcello7751, che mi ha chiesto come poter posizionare un attacco a tre punte. E visto che è un argomento che vedo che tanti sono un po' confusi, provano di tutto e di più, cercano di capire qual è meglio, se mettere due opportunisti, se mettere due rapaci d'aria, un fulcro di gioco, insomma, si inventano di tutto. Oggi sono qui per darvi la spiegazione di come io ho approcciato al gioco, di come ho capito, di come Konami ci vuole far capire come mettere queste punte. E per chi vuole fare il tridente così in linea, perché dicono che sia così devastante. Io non la penso così, però se volete sapere qual è il miglior modo, sicuramente non è quello che state vedendo, perché questi tre giocatori messi così creano una gran confusione in campo. E tra l'altro, quasi tutti mettono proprio un Neymar qua a sinistra o Messi qua a destra con la seconda punta. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, prima di tutto non è possibile mettere tre punte proprio fisse, cioè ruolo P. Bisogna massimo metterne due e la terza mettere una seconda punta. Questo perché il gioco non vuole che si utilizzino appunto le tre punte. Però noi siamo un po' maledetti, noi giocatori, e vogliamo le tre punte, quindi ci mettiamo a fianco un SP pensando di avere le tre punte, ma non è così, ragazzi. Però se volete proprio le tre punte così in fila, vi posso assicurare che mettere un regista creativo seconda punta di fianco a altre due punte non è la miglior cosa, perché questo regista creativo, il suo movimento è quello di riuscire a gestire la palla. Ma in una situazione del genere fa fatica sia a gestirlo sia andare in porta. Poi è chiaro che ci saranno degli inserimenti e prima o poi magari si imbuca e va in porta, però spesso intanto un regista creativo seconda punta in questa posizione, spesso, e ve ne accorgerete, andrà spesso in fuorigioco, soprattutto se state giocando contro dei giocatori che sono bravi a fare il fuorigioco o hanno delle difese un po' alte e spesso andate in fuorigioco. Per forza. Poi, spesso e volentieri, vedo mettere l'opportunista in mezzo e il rapace d'aria a lato. Ragazzi, sbagliatissimo. Allora, iniziamo a fare un po' di chiarezza. Prima di tutto, il rapace d'aria, si proprio chiama rapace d'aria, deve stare in centro all'area. Quindi, già il nome ci fa capire che deve stare in centro. L'opportunista trova l'opportunità migliore per andare in gol, che potrebbe anche essere allargarsi per ricevere una palla, perché magari conviene allargarsi e l'opportunista lo fa, quindi è inutile che lo andiamo a bloccare in mezzo che non riesce a fare nessun movimento sugli inserimenti. Invece, un rapace d'aria non farebbe mai questa cosa, o se la fa proprio in un momento particolare della partita. A massimo scende un po' e poi cerca di accentrarsi nell'area, ma trova appunto occupato il tutto da l'opportunista e creando un casino in area. Poi questo si inserisce pure lui perché il regista creativo si va a inserire. Insomma, si crea un pasticcio che trovate tra voi tre tutti in area ammassati, i difensori che ogni difensore va a marcare, si trovate sei giocatori più il portiere sette tutti nell'area. Poi magari quello c'è anche un portiere offensivo è lì, e poi succedono quelle cose strane, quei rimpalli strani e poi ci arrabbiamo e ci incazziamo perché il gioco va male. Ragazzi, prima di tutto il gioco è studiato per mettere le due punte ed è per questo che se ne posso mettere due. Infatti, la miglior cosa da fare con un regista creativo è mettere le due punte, poi preferite voi se volete mettere i piedi opposti al ruolo, cioè a destra mettere un mancino e a sinistra mettere un destro per il tiro a giro, oppure fare dei tiri in diagonale di potenza e non a giro, quindi metterli così. Però la miglior cosa da fare, appunto, si può usare una seconda punta, ma metterla dietro, perché il regista creativo è quel giocatore che registra il gioco
sia nella fase retrovia del giocatore e sia davanti. E se voi lo mettete qua, capite bene che non c'è più questa cosa, va a perdere il suo valore di stile di gioco, che rimane attivo, ragazzi, anche qua, però non è il suo. Poi, se lo volete un po' più rimbassato, andiamo in trequartista, ma qua stiamo parlando delle tre punte, quindi lo mettiamo seconda punta. E questo ha tutto un senso, perché l'opportunista è libero da una parte di allargarsi e andarsi a prendere il pallone per crossarlo in mezzo al rapace d'aria che si accentra in mezzo all'area, di solito sono belli grossi, possenti e segna. In più, quando lui si allargherà così, Neymar si allarga, si prende il suo posto, si inserisce. Ok, quindi ha tutto un senso, questo movimento va a creare tutto uno stile di gioco di movimento che si crea questo movimento qua. E Neymar può o accentrarsi qua oppure addirittura andare dall'altra parte. Ok, quindi ha tutto senso questo, ma quello di prima no. Però se siete così, un altro giocatore qua potete metterci un classico 10 al posto di Neymar, che non si inserirà mai, ma resta sempre dietro le punte. Quindi quando lui si allarga, se c'è un classico numero 10, magari bisogna fare inserire un giocatore da centrocampo, ma qua non stiamo parlando di questo, quindi fate finta che questi giocatori qua, tra centrocampo, difesa e portiere, non esistano. Qua si tratta di un altro, cioè se mettiamo qua un classico numero 10, ok, va bene, ci sta, però dopo bisognerà fare degli inserimenti da dietro, quindi è tutto un altro gioco. Parlando delle tre punte, vi consiglio più un regista creativo se volete dividere il gioco, che volete fare tutto con le tre punte. Se però siete così, volete per forza a tutti i costi mettere per forza l'attacco a tre perché secondo voi funziona meglio e siete convinti di quello perché con quello avete vinto una streak di 12 partite con le tre punte di fianco, perfetto, ma se le avete vinte sappiate che le avete sempre vinte con un casino assurdo, perché qua piuttosto allora, visto che la punta non si può mettere, andiamo a mettere un giocatore chiave come Muller. E cosa succede? Succede questo, che appena quella parte qua l'opportunista si può sempre allargare. Lui si accentra o sul primo palo o sul secondo per andare, diciamo, a colpire la palla e il giocatore chiave si potrebbe o abbassare per attaccare qua se c'è spazio o allargarsi anche lui se c'è bisogno e andare sul secondo palo o attendere appena può sulla linea del fuorigioco e non come regista creativo che è in fuorigioco per un inserimento, diciamo, tra i difensori, perché il giocatore chiave si va a inserire ma senza, diciamo, andare in fuorigioco, o almeno ci va se è bravo l'avversario, ma se no lui tende sempre a stare sulla linea del fuorigioco per fare poi l'inserimento. Ok? Quindi è ben diverso che il regista creativo. In più ha caratteristiche che c'è un comportamento offensivo molto alto e di solito una buona finalizzazione. Insomma, sono giocatori le seconde punte che comunque di solito sono pronti proprio per andare a segnare. Müller è uno, tra l'altro, secondo me, dei migliori, lasciando stare la velocità. Okay. Poi dipende dallo stile di gioco che vogliamo andare a fare. Un'altra cosa molto bella che si può andare a fare, se no, è andare a mettere, io ce l'ho, un senza palla. Perché un senza palla con tre linee qua sempre, qua ragazzi in mezzo dovete mettere o un rapace d'aria o ci mettete un fulcro di gioco che tende a tenere palla, diciamo, tra i piedi, dando la schiena alla porta, proteggendola per poi scaricarla. O sull'opportunista o sul giocatore chiave che c'era di qua. Quindi con il giocatore chiave, ok, scusate, funziona anche il fulcro da gioco, ok? Mettete che adesso abbiamo un fulcro da gioco, funziona da Dio, ok? Perché lui scende, prende palla, tiene la palla e appena vede l'inserimento del giocatore chiave o dell'opportunista, lui la scarica, ok? La andate a scaricare a uno dei due. Non mettete il regista creativo perché spesso andrà fuori gioco anche col fulcro da gioco. È un movimento che non è giusto, ragazzi, usare il regista creativo. So che volete usare Messi, volete usare Neymar, ma voi dovete usare i giocatori giusti, non quelli che vi piacciono. Questo è un gioco simulativo di calcio, non è un arcade, ok? Quindi dobbiamo stare alla simulazione calcistica. Un'altra cosa che se no si può fare in quella maniera qua è andare a mettere un senza palla. Chiaramente un senza palla ci sono dopo da vedere anche lo stile di gioco. Adesso noi fate finta che siamo in possesso palla perché
è lo stile di gioco che abbiamo, perché le tre punte cambia anche a seconda dello stile di gioco. Se dobbiamo fare dei contropiedi veloci, vi conviene un giocatore chiave. Se vi conviene invece un gioco da possesso palla, vi conviene un giocatore senza palla, perché senza palla cosa fa? Attira su di sé vari giocatori, okay? Riceve il pallone e si sposta in aree dove non ci sono gli avversari, in maniera di attirarli su di sé, e così, liberando spazio ai difensori e ai nostri attaccanti, loro si inseriranno e andranno a segnare. Ok? Quindi ha un senso mettere un senza palla che magari da qua si stacca, si allarga o si abbassa per riprendere palla, il nostro opportunista si accentra e lui si inserisce. E il nostro rapace d'aria si accentra e lui si inserisce sul secondo palo, oppure tagli in mezzo all'aria per andare dall'altra parte. Ok? Può avere un senso il senza palla. Oppure, sempre se vi piace, potete andare a utilizzare anche, se non vi piace l'opportunista, potete mettere anche un attaccante di rientro, in maniera che l'attaccante di rientro, invece che allargarsi, viene a prendere, fa questo movimento qua, per poi dopo fare l'1-2, magari l'attaccante di rientro si abbassa per prendere la palla. Lui si ritrova marcato, quindi si smarca, magari si mette da quella parte qua, attira a sé tutti i difensori, lui l'attaccante di rientro fa l'1-2 che glielo dà sul primo palo, diciamo, perché chiaramente lui si è portato tutti i difensori addosso. L'attaccante di rientro da qua ora attacca, va a inserirsi e può fare l'ultimo passaggio cross in mezzo per il rapace d'aria. Questo potrebbe essere un'altra soluzione. Oppure semplicemente lui si libera qua, si attira e poi la dà o l'opportunista, se è l'opportunista, o il rapace d'aria. Quindi senza palla da una parte, seconda punta e punta di qua invece è attaccante di rientro, è molto utile con un rapace d'aria in mezzo. Ok, però quello che vi consiglio di più io, ragazzi, e vi assicuro che funziona meglio, è tenere sempre diciamo, il giocatore SP dietro e le due punte davanti. Poi le preferite più larghe, potete giocarle più larghe, preferite averle strette, potete averle strette. È consigliabile usare due rapaci d'aria? No. È consigliabile usare due fulcri di gioco? No. È consigliabile usare un fulcro di gioco e in particolare con certi stili di gioco come vie laterali. Del resto, no. Però lì andiamo un'altra cosa. Con le tre punte, no. È possibile invece utilizzare due opportunisti? Funziona? Sì, funziona. Vi dico già di allargarle un po'. Okay. Ma dietro, per forza, dovete mettere un classico numero 10, perché l'opportunista si va a allargare, per forza un regista creativo. La differenza fra il classico 10 è un regista creativo vecchio stile, si inserisce poco, molto lento, ma preciso nei passaggi, molto più preciso e tiri da fuori. E di solito c'è anche il leader, alla Totti, ok, ragazzi? Invece il regista creativo è più quel regista tipo De Bruyne che si va anche a inserire e va a segnare. Quindi cosa succede? Che uno dei due, da dove si propone l'azione che noi stiamo facendo, mettiamo che si sviluppa sulla destra, questo si accentrerà. Lui andrà in profondità e il regista creativo si inserisce. Quindi si va a creare le tre punte comunque con il regista creativo. Quindi se volete le tre punte commesse vi conviene fare così. Okay? Oppure tenete qua un classico numero 10, ok? Adesso io non ce l'ho, ma mettiamo un regista creativo per farvi capire. Mettiamo un classico, fate finta che è un classico numero 10. Quando lui si allarga, lui si accentra per andare a crossare di testa, cioè a tirare di testa, scusate, dopo il cross tira di testa. Quindi vi conviene un opportunista, magari uno come Mappé, l'altro come Lewandowski. Ok, e il classico numero 10 invece sta sempre in appoggio dietro. Quindi cosa succede? Che noi possiamo allargarci con un opportunista, magari quello più veloce come Mappé, scaricare la palla, l'opportunista si accentra, quello più fisico tipo Lewandowski, per tirare di testa. E le cose sono due: o tiriamo direttamente in porta o la passiamo dietro di testa, proteggendo col corpo, al nostro classico 10 che andrà a fare un tiro da fuori per andare a segnare. Ok? Se invece sappiate che si accentra Lewandowski e abbiamo un regista creativo, datela in automatico dietro, perché il regista creativo si inserisce così. Sempre, sempre, non verrà mai qua. Quindi crosso da un opportunista,
Un altro opportunista si accentra e lui va di qua. Stessa cosa succede se abbiamo qua un rapace d'area? No, se abbiamo un rapace d'area, cioè se qua abbiamo, dove cavolo l'ho messo Lewandowski? Se qua è Lewandowski, se è, dove l'ho messo Haaland? Scusate. Oddio, ragazzi, qua non lo vedevo, ero cieco. E se, scusate, se si allarga qua l'opportunista e crossa per il rapace d'area, se abbiamo il classico 10 funziona ugualmente, se abbiamo un regista creativo non farà così come con un altro opportunista, ma tenderà a mettersi sempre su questo lato, a posto dove c'è l'opportunista, ma fuori dall'area. Quindi passategliela non dietro, diciamo di fianco, ma leggermente in diagonale per andare il tiro a giro. Non si affiancherà mai al rapace d'aria. È difficilissimo. Ci deve essere una situazione un po' particolare. Che vabbè, però fate finta come se non dovesse succedere. Ok? Queste sono le spiegazioni di come utilizzare. Chiaramente, dopo bisogna guardare che stile di gioco abbiamo. Avete le tre punte? Avete un contropiede veloce? Allora utilizzate piuttosto un giocatore chiave e le potete mettere in linea, come vi ho detto prima. Volete invece un possesso palla? Beh, con possesso palla o giocate in linea con un attaccante di rientro e un senza palla, oppure con un attaccante di rientro, o scusate, con un senza palla e dall'altra parte l'opportunista con in mezzo il rapace d'aria. Volete invece giocare di contrattacco? Beh, di contrattacco, allora, visto che comunque deve anche scendere, il giocatore chiave è un po' ha una difesa un po' particolare, vi conviene un regista creativo con due punte davanti e chiaramente un opportunista, un rapace d'aria, in maniera che questo si allarga e lui praticamente si accentra e lui fa l'appoggio dietro per andare a tirare a giro. Oppure mettete un classico 10 che resta fermo in maniera che siete sempre con l'appoggio dietro e magari da qua un giocatore chiave che si va a inserire dietro. Insomma, dopo dovete contare che c'è anche altri giocatori che si possono inserire, anche un terzino mattatore, ok? Comunque, io spero che ho spiegato un po' le basi delle tre punte e spero che vi mettiate in testa con questo video che le tre punte di fila non sono per forza le punte migliori, non è detto, perché la seconda punta funziona anche dietro le punte. Ok, una roba del genere come vedo fare, invece il regista creativo in mezzo non esiste neanche così, perché lui andrà sempre in fuorigioco, sarà sempre nascosto comunque dai difensori. Ok, quindi qua in mezzo sempre la punta, a lato mettete la seconda punta, ma in questo caso mettete piuttosto un giocatore chiave, che sia Cruyff, che sia quello che volete, oppure un attaccante di rientro da questa parte o senza palla da quest'altra. Può fare anche la punta senza palla. No, la seconda punta senza palla, scusate, e il attaccante rientro può fare anche la punta tranquillamente, che lui farà quel gioco qua. Ok, ragazzi? Potete mettere anche comunque un senza palla. Questa è un'altra opzione che non vi ho detto. Potete mettere un senza palla tranquillamente, a seconda di dove lo volete, destra, sinistro, come volete. Mettere un opportunista e un attaccante di rientro, che non ce l'ha, mettiamo Son, che è senza stile lui, però fate finta che lui è un attaccante di rientro, potete anche fare così, senza palla si allarga per prendere il tutto, ok? In questo caso lui è bloccato, è vero, però noi dobbiamo usarlo per inserimento in avanti, quindi mettiamo che ce li abbiamo così, ok? Cosa succede? Il senza palla si può andare a allargare o all'appoggio qua perché non ci sono i giocatori, cioè lui cerca il punto vuoto dove non ci sono gli avversari. Ok, mettiamo che si mette qua. L'attaccante di rientro si abbassa perché è il suo movimento che rientra in difesa per poi ripartire in contropiede. Ok, e scarica la palla, magari riceve la palla, l'attaccante di rientro la scarica senza palla, il senza palla attira tutti su di lui per poi dopo fare l'inserimento che qua diventa libero all'opportunista che si può inserire.
Diventa libero perché senza palla si sposta perché va dove non ci sono gli avversari per attirare sé. Lui si sgancia perché è un attaccante di rientro e lui rimane da solo che può fare quello che vuole. Quindi si va a sganciare, cioè si va a liberare lo spazio per andare a inserire. E i difensori dove sono? Sono tutti verso il senza palla perché lui attira i giocatori verso di sé. Cosa che molti usano in poco, ma nelle tre punte gli attaccanti di rientro e senza palla sono tra le cose più fondamentali se volete usare un attacco a tre. Invece molti cosa fanno? Non usano l'attaccante di rientro, non usano il senza palla, mettono il regista creativo, che è la cosa più sbagliata che potete fare. Il regista creativo, ripeto, lo mettete dietro, ok? Potete anche mettere dietro un regista creativo e un senza palla, è un opportunista, potrebbe essere un'altra soluzione, perché, vi spiego, il regista creativo troviamo, abbiamo Neymar, ok, questa è un'altra soluzione, ammettiamo che Son è un attaccante di rientro, lui tende ad allargarsi per prendere palla in caso che attacchiamo sulla destra, se attacchiamo sulla sinistra però l'attaccante di rientro viene a prendere la palla e lui si inserisce e va a fare la punta, ok? Quindi se volete un'altra soluzione, che volete che Messi o Neymar vanno a fare la punta perché avete delle versioni bestiali e le volete che si inserisce, mettete un opportunista. Non mettete un rapace d'aria perché lui se viene via, il rapace d'aria prende qua il posto e lui si tocca andare di qua o di là. Quindi mettete un opportunista e mettete un senza palla. Quindi l'opportunista tenderà comunque a cercare svincolo di allargarsi un po', ok? Un minimo, lui si abbassa per prendere palla e lui si inserisce e va a fare la punta. Ok, quindi va a fare uno switch tra la seconda punta e la punta. Ok, questa è un'altra bella soluzione che si può fare sia per creare spazio al contropiede, sia in possesso palla. Può funzionare un po' ovunque. Un'altra soluzione è mettere, se no, un senza palla dietro con l'attaccante di rientro, nel senso che il senza palla. È lui che va a prendere il pallone, può anche allargarsi qua, ok? Dopo i centrocampisti si possono inserire, eccetera, a seconda dello schema che facciamo, ma parliamo solo delle tre punte, lui si potrebbe andare a prendere la palla qua, che l'attaccante di rientro scende, fa l'1-2, 1-2 e il senza palla dopo si trova qua. Ricordiamo che tutti gli avversari verranno verso senza palla, o va in corsa verso la porta perché è riuscito a fare l'1-2 con l'attaccante rientro, o la scarica sul secondo palo per l'opportunista che attacca il secondo palo. Oppure, senza fare l'1-2, lui viene giù, lui si abbassa qua per prendere palla, per fare un esempio. Okay? Da questa parte qua, vi faccio l'esempio da tutte e due le parti. Allora, torniamo indietro, siamo così. Lui viene qua perché non ci sono difensori e viene a prendere la palla. L'attaccante di rientro scende, i difensori vanno su senza palla. Diamo la palla all'attaccante di rientro che va a dare un passaggio filtrante alla nostra opportunista che va a prendere la palla e si accentra. Vedete come girano bene? Non ancoratevi, non mettete ancoraggio, non mettete contropiedi, non mettete niente. Se voi fate questi diciamo. Mettete questi attaccanti, come vi ho detto, a seconda di quello che volete provare a fare, potete provarli anche tutti, ma funzionano tutti in un modo diverso. Ma se voi mettete gli stili di gioco che vi ho detto con le punte, come vi ho detto, vi assicuro che troverete dei varchi in tutte le azioni che volete fare. Dopo è chiaro che è importante anche come mettete il centrocampo. Ok? Per quello, ragazzi, ho fatto tanti video, c'ho anche un format che si chiama Scuola di Football con Magic, dove spiego anche altre cose. Intanto questo è un video per farvi capire che le tre punte, come le mettete voi, di solito, ragazzi, è proprio il metodo che funziona meno. Solo che voi vedete della gente a volte che su YouTube è in prima divisione, magari sono anche trentesimi al mondo, inglesi, eccetera, che usano Messi là, ma quelle, ragazzi, non vuol dire che gira bene. È lui che è un fenomeno e ci può stare, perché c'è gente che con Messi, con Neymar da quella parte qua, come era prima, con Neymar di qua e magari va a mettere anche una pace d'aria di fianco come molti fanno, è opportunista, questo girerà malissimo, però loro sono talmente bravi o skillano che ci saltano fuori e poi fanno gol. Ma quella è un'altra cosa, qua parliamo di tattica. Se poi parliamo che uno è talmente bravo che puoi mettere anche lui in terzino sinistro e il difensore puoi metterlo mediano,
e giri così e lui vince le partite lo stesso perché è un fenomeno, quello è un'altra cosa. Però capite bene che così non puoi giocare, non potrai giocare bene. Poi se lui vince è perché è un fenomeno, è primo al mondo, quella è un'altra cosa. Però la tattica così, ragazzi, non funziona. Ok? Io spero di aver spiegato tutto, spero di essere stato più preciso possibile e spero che mi avete capito. Se avete qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, scrivetemi pure nei commenti e vedrò di rispondervi e cercherò di rispondere a tutti. E ragazzi, vi ringrazio. Se siete nuovi, iscrivetevi perché così potete vedere altre tattiche e altre spiegazioni su questo fantastico gioco che è FUDO 2024. Se invece siete già iscritti, ricordo sia gli iscritti e non di mettere un bel pollice in su che mi fa capire e mi supportate, mi fate capire che vi piace il video e ragazzi, commentate perché così e cresce la community, crescono le idee, ci scambiamo le idee, magari mi date anche delle idee dai vostri dubbi per creare nuovi contenuti, nuovi video per voi. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video o in una prossima lezione se ci state guardando a scuola con Magic Game. Ciao a tutti!